Oh, giocizio si tiene. Ok, ragazzi, allora direi di finalmente iniziare con il secondo episodio della terza stagione del Gioibanda e intro. Benvenuto Giumbo, benvenuta Giulia, bentornati sul canale, innanzitutto. Salve! Allo! Comunque, ragazzi, allora iniziamo ad andare a spiegare le regole alla chat. A voi ve le rispiego, vi faccio vedere anche le nuove regole e vediamo anche le categorie. Ci sono sempre le classiche 10 categorie. Vi ricordo che Giumbo non sceglierà le categorie per se stesso, ma quelle per Giulia, e Giulia quelle per Giumbo. Tra l'altro, ragazzi, di solito al Gioibanda c'erano tre aiuti, che erano l'aiuto di Joe, ovvero io vi do una grossa mano per indovinare il titolo. L'aiuto della chat, ovvero qua a schermo apparirà la chat mia che scorre, però molto spesso sono un po' scammer. C'è l'aiuto dello skip, ovvero voi avete una canzone extra per indovinare la canzone. E infine, ragazzi, c'è un nuovo aiuto per voi che è il 4 su 4. Il 4 su 4 non è un aiuto per voi stessi, ma è un malus contro l'altro. Ad esempio, Giumbo decide di assegnare la categoria trap rapita a Giulia e in più dice la obbligo a fare 4 su 4. Ricordo che lo skip si può sempre utilizzare. Intanto vi faccio vedere le categorie che ho selezionato per voi. Ai, mi sono dimenticato di fare una categoria. Ops. Ma com'è? Tranqui. Vabbè, ma No. tanto se vediamo, c'è il momento in cui Sì, uno le esatto, vince di vediamo, più. vediamo. Mi sono dimenticato di fare quella categoria. Vabbè, la categoria che ho dimenticato è reverse, comunque, di fare. Ah, No. Lo so, lo so. Come prima categoria abbiamo Top 50 Italia. Poi abbiamo una nuova categoria che è Billions, Bella. che è sempre la stessa. Poi c'è Hardstyle Remix, canzoni famose, canzoni già famose, però remixate in maniera hardstyle. E voi ovviamente mi dovete indovinare la canzone hardstyle, la canzone originale. Nuova categoria che tra l'altro mi ha aiutato Digre a farla, un mio carissimo moderatore che non esce di casa. E la categoria anime. Andiamo con la prossima categoria, che abbiamo fatto Top 50 Italia, facciamo anche Top 50 Global. Poi abbiamo canzoni diventate famose grazie a TikTok. Il video. nuovissima categoria per voi, che si chiama Karaoke. Canzoni Ha famose, senso. ma senza le parole. Poi abbiamo la categoria anni 2000 USA, quindi canzoni diventate famose dal 2000 al 2010 negli Stati Uniti. E infine, cantautorato, che c'è sempre il cantautorato. Ci sono due categorie speciali. C'è la categoria bonus, ovvero una di queste 9 categorie vale 2 punti, e infine c'è una categoria malus. È un po' diversa rispetto alle altre, però comunque vale 1 punto. Vi chiedo, ragazzi, di mettere le mani davanti, fare carta, sasso, forbice. Carta, sasso, forbice. Giumbo. Is, Giumbo con forbici batte carta e Giumbo scegli quale categoria assegnare a Giulia. Mi voglio togliere subito cantautorato. Va bene, cantautorato. Allora, tutte le mattine. ti Sì. posso dire che Giulia con cantautorato ha sempre, oddio, no, No. non si dice spleso. Ha fatto sempre una bella figura con cantautorato. Infatti, sta settimana sono stato un po' più cattivo. Iniziamo quindi con L'hai cantautorato fatto italiano apposta? con Ok. Giulia con la prima canzone. Tintarella di luna. Titterella di luna. Brava Giulia. Andiamo con la prossima. Cazzo, non lo so, ti dico la donna cannone, ma non lo è. Hai azzeccato l'artista con Francesco Trigori. Esatto, però non mi viene. Era la leva calcistica del Non l'avrei 1968. saputa, non l'avrei Sì, saputa. ma te la conoscevi già questa o Sì, l'hai sì, 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 trovata? sì, sì, sì. Ok. Se la chitarra suonavo. Bro, ma che cazzo è? Ti posso dire che non è Ben Chilling. Ah, cazzo. Cazzo. Vuoi utilizzare un aiuto? Sì, aiuto del Giorgezio. Aiuto di Joe. Sì. Il titolo è The Cat, però al femminile, tradotto in italiano. La gatta. Accendiamo la gatta, Giulia? Era The sbagliato. cat al femminile. La gatta, brava Giulia, era la gatta di Gino Paoli. E andiamo con Ok. la prossima, che è la quarta. Splendido splendente la canzone, il titolo. What the fuck?
Cuccarini, vero? Super famosa questa. No, Donatella Rettore. Donatella Rettore. Ah, Rettore. Adesso, Giulia, devi scegliere quale categoria ascolterà Jumbo. Mi sa che darei proprio il top 50 Italia. Ah, perché lui okay. Magari fa bene, però io farò cagare. Farei proprio schifo in quella. Preferivo Mondo, tra le due, però. Vabbè, okay. Andiamo con la prima canzone. Vuol dire muoviti pure se fuori, prendono il sole. Piove. No. Bro, dal 42esimo posto. Bravo, Giulio. Se dicessi vabbè, anche piove, 42esimo posto. Oh, vale 10. Andiamo con la prossima canzone. Cazzo, la conosco, ma non so il titolo di questa. Io lo so. E qual è, Giulia? Non te lo dico. Non so se usare l'aiuto adesso, però direi... Ma io una la sbaglierei sempre prima di chiedere un aiuto. Direi il Barbiere di Siviglia. Remix. No. Era dell'Holliest. L'Holliest. Andiamo con la prossima canzone. Canzone che è ritornata in voga ultimamente grazie appunto anche a TikTok. And if somebody hurts you, I wanna fight. Another Love. 31esimo. 41. Bravo, giù. Andiamo con la prossima. Eri tutti i miei guai, ma non so come stai. Cazzo, è l'ultimo album di Shiva, immagino. L'ultimo album di Shiva, la canzone che ha fatto più ascolti dell'ultimo album. Uso l'aiuto di Joe. Va bene. Aiuto di Joe. Tradotta letteralmente, you don't know it. Non lo sai. Ok. Deve essere tipo non lo conosci, ma non credo. Allora, top 50 Italia finisce e andiamo a vedere quale categoria ascolterà Giulia e su scelta di Jumbo, ovviamente. Vedo karaoke, che secondo me è tosta. Ti dico, prima di farla ascoltare, vuoi utilizzare il 4x4 su karaoke? Ma sai che sì. Merda! Ma sai che sì. 4x4, vai. Mettiamo un po' di pepe. Ti posso dire... Hai fatto non dimmi che la bastarda. Hai fatto veramente la mossa. È la bastarda? 4 su 4. Non è la, vai, un punto. Non è vale la malus, due. non è la malus, però il 4 su 4 su questa è tosta perché ce n'è qualcuno che va così. Ma che cazzo è? E questo dico 3 metri sopra il cielo. 3 meter sopra the sky. Che cazzo è? Perfect di Ed Sheeran. Zero. Già te l'avevamo presa tutti, Giulia. Sì, solo tu sei serio? E andiamo con la prossima. Minchia, la so, aspetta. La puoi cantare tutta? Non c'è mai il titolo. Che è? Ma sto cercando di capire qual è la canzone. Anche perché quello è il gioco, quindi. Grazie. Ragazzi. Brucio questa categoria, mi sa. Perché tanto... Così almeno... Perché dovrei indovinare assolutamente 4. Aiuto, e poi... Aiuto, ok. È un casino. Bella scelta. Questa è Coldplay ed è... Time is running out. It's not time is running out, but... È qualcos'altro. Allora, il live da me si parla italiano, per prima cosa. It's not the time is running out. Comunque, viva la vita. È porca troia. Rimani intatto con tutti quanti gli aiuti, però rimani a un punto. Giulia, quale categoria vuoi assegnare a Jumbo per la prossima manche? Io gli do anime con 4 su 4. Ah, bello. Attenzione. 4 su 4. Andiamo con la prima. Cazzo. Ok, Attack on Titan. Primo preso. Boom, andiamo con la prossima. Oh, un attimo, sai quelle cose che confondi? Mm-hmm. Questa è Tokyo Ghoul. Ok, no, c'è avuto un attimo, Bravo, Jumbo, Tokyo Ghoul. Andiamo col prossimo. Evangelion. 3 su 3. Santo. 3 su 3. Manca l'ultima. Sono abbastanza sicuro. Death Note. E senza l'utilizzo di aiuti, con il 4 su 4 di Giulia, Jumbo vince la categoria. Era Death Note. Allora andiamo adesso a scegliere la prossima categoria che ascolterà Giulia.
Dai, mi tolgo top 50 global, non lo so. Mi sembra quella un po' più debole. Cioè, dove sono io debole. Andiamo con la prima. Tra l'altro, questa canzone non solo è la prima che ascolterai, ma è la prima in classifica. Flower. Allora, signorina, non è che mo dobbiamo essere tutti quanti... Ma sai perché? Perché nel momento in cui l'hai messo su, stavo già pensando, sicuramente c'è Flowers. Ok, andiamo con la seconda canzone, che questa qua è al 23° posto. Era proprio quello il titolo. Era quel... Walking on a Sunshine, non mi ricordo. I am worried. I'm worried about nothing. E non ne puoi più sbagliare, ti ricordo sempre che c'hai gli aiuti. E andiamo con la prossima. Ancora? In classifica 33° posto. Stay. E andiamo con l'ultima. Taylor Swift. Aspetta, la skippo. Uso lo skip. Non mi ricordo, cazzo, il titolo. Sbagliamo? Skip, sì. Anti-hero. Lo skip. Ok. As it was. Harry Styles. Ok. As it was di Harry Styles. Brava Giulia. E anche te con un alto aiuto hai vinto la categoria passi a 2. E ritorniamo alla scelta delle categorie. Io gli do TikTok, perché secondo me TikTok tipo si sentono ma non si guarda tanto il titolo delle canzoni. Si gode. Double points per TikTok, vale doppio. Andiamo con la prima. Però mai sentita. Mai! Direi che è quella che sbaglio, la prima. Va bene. Era Jake con Giulia. Non so il titolo. Vedi, Golden Hour, allora. Molto bella come canzone. E andiamo con la prossima. Come cazzo si chiama questa canzone? Snap. Ok. Snap 1, 2. Ok, pensavo tipo Snap 1, 2, 3, una roba del genere. Andiamo con la prossima. Che titolo io non li guardo mai. Però comunque l'hai sentita. Sì. Nel caso, io vorrei usare adesso lo skip. E poi sulle altre due, sperando di beccarle almeno una delle due, sull'altra uso l'aiuto del pubblico. Va bene. Era I Was Never There di The Weeknd con un altro. E Jumbo, tra l'altro, segniamocelo, ha utilizzato lo skip. Titolo arriva subito dopo, Questa è tosta. Allora, io completerei la frase, dicevo, con with you. Patata. Again. Ok, pensavo patata. Tra l'altro, se la usiamo perdi, il pubblico. Usiamo l'aiuto della chat? Va bene. Sì. Aiuto della chat. Spalmate guardali. Il titolo della canzone. Guardali. Scammatevi, prego. Ok. Sì. Until I found you. Sicuro che non vuoi dire panorama bar? Sono sicuro. Parecchio sicuro. E anche l'hai found you. Bravo, Giù, bravo. E adesso, però, c'è l'ultima canzone, ovvero quella dello skip, che però non è più aiuti. Ce l'ho. Devo... Sì? Sto nel pozzo, Sto nel pozzo, Gioia. Sì. Love with the Stars. Non era Love with the Stars, ma era Sunroof. Cazzo, dai, ma la sapevo. Purtroppo, porca. Jumbo, la categoria è persa. Ah, tra l'altro, Jumbo, con la categoria persa. Male, molto male. Tanto valeva doppio. Ritorniamo alla scena delle categorie. Jumbo, quale categoria vuoi segnare adesso a Giulia? Quella più difficile per me credo sia Billions. Quindi la do a lei. Con Billions, Giulia. Canta Joy. Ti faccio sentire la canzone, devi indovinarmi il titolo. Non ho capito, I want you baby. Canta Joy. Io. Si chiama Canta Joy perché la canto io. Te la faccio risentire. No, ce l'ho, Levitating Dua Lipa. Era Levitating di Dua Lipa. Brava, dimmi. Però possiamo riascoltarla comunque.
If you feel like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me? I want you, baby. Andiamo con la prossima. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got my fire in my soul. Sto morendo dal cringe. Me, myself and I. Just me, myself and I. Brava Giulia, brava, brava. There's a fire starting in my heart, reaching a fever, which is bringing me up to die. Allora, il prossimo episodio, se vuoi, la canti te, e così lo chiamiamo Canta Giulia, e cioè, mi sono impegnato tanto e mi canti sopra, figa. Rolling in the deep. Era Rolling in the Deep, e ritorniamo alla scelta delle categorie. Billions scompare, come vedi appunto è la categoria del Canta Joe, e adesso Giulia devi scegliere la categoria che ascolterà Jumbo. Secondo me Hairstyle tu l'hai data, cioè tu l'hai fatta sapendo che è un remix, secondo me alla fine sono semplici. Invece secondo me anni 2006 era un po' che la fai come categoria, quindi ormai non hai più idee, ci hai messo cose che un po' magari sono un po' più sconosciute forse. Sembra esagerato dire che non ha più idee Joe. Grazie, no, vabbè, grazie, ma nel senso Grillo, grazie Giulia, innanzitutto vola basso. Sì, direi anni 2006. E comunque avevi ragione, è abbastanza difficile. Andiamo a vedere i canzoni. Womanizer. Sì. Porco, che cazzo dici? No, bravo Jumbo, porca troia. Womanizer di Britney Spears, andiamo con la prossima. So What. Bro, era So What di Pink. Boh, ho 30 anni, ho 30 anni. Sono le tue. Andiamo con la prossima. Skater Boy. Bravo. Beh, Joe, è strafacile, hai detto difficile anche. Vaffanculo, Giulia. Io ho risposto, non te. Facciamo così, visto che è un errore mio. Hardstyle Remix, l'ascolterete entrambe. Vi prenoterete alzando la mano. Avete tempo 3 secondi al massimo. Sì, anche meno, subito. Anche me, subito dovete dire il titolo, subito, immediatamente. No, 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 è giusto, giusto, giusto. Se no, cioè, alzi la mano e poi aspetti 3 secondi. Andiamo con la prima. Giulia? Juliet. Marry me Juliet. È sbagliato. Ah, godo. Perché? Hai sbagliato, non è Marry Me Juliet. Posso mimare un attimo quello che ha fatto? Sì. Marry Me Juliet. Lo sapevo. È una love story. 0-0 entrambi. Jumbo. Gimme. Allora, erano 3. Tra due buona. Gimme. Diamo un punto a Jumbo. Andiamo con la prossima. Jumbo. Dota. No. Giulia. You and me? You and me? Comunque sbagliata. All I ever wanted. Sì, is mine. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Bloody Mary. Bloody Mary. Cazzo. C'è l'ultimo. nel caso in cui non la sappiate o è, c'è comunque lo spareggio, possiamo andare avanti nello stesso maniera, nello spareggio vediamo chi fa più punti. And give more. Questo è molto hardstyle. Cioè, Imagine Dragons. Jumbo? Warriors. Merda. Let's go! Brutta merda. Visto che comunque c'è una categoria in meno, aspettate a pagare le bet mod. Andiamo comunque a fare lo spareggio. Sì. No, aspetta, quindi se vince lei lo spareggio? Ha vinto lei il gioco. Okay. Giulia? Dream on. Bravo, Tito. Jumbo? Aspetta, bisogna dire la serie. Sì. Quella dell'avvocato, non mi ricordo. Aspetta. Tempo. Giulia? Better Call Saul? Jumbo. Waka Waka. Era Waka Waka, il reverse. Jumbo.
Faccio come Giulia, mi prendo quei due secondi. Come li ho presi? Siri. Sì, ma io non li ho mai presi due Dai, secondi. Dai, sentita. Comunque, andiamo con l'ultima. Giulia? Die for you? Siamo pari, che cazzo facciamo? Fai votare la chat, secondo la chat, chi è che ha vinto? Bella questa, bella. No, no. Fate un sondaggio di un minuto, sondaggio, votate il vincitore. Allora, c'è comunque una bella guerra in questo sondaggio. Siamo a 300 voti per Jumbo e a 60 per Giulia. Merda! Jumbo, hai vinto il gioco delle 10 categorie, scam. 9 questa sera. Io considero sempre di aver vinto 4 su 4. Esatto, brava. E andiamo a vedere come funziona adesso il gioco finale, che è il gioco non più dei 10 artisti, ma dei 5 artisti. Giulia, tu che hai perso, hai un ruolo molto importante adesso nella scelta di cosa ascolterà Jumbo. Io adesso ti faccio vedere una macro categoria, trapper italiani, e ti faccio vedere tre cantanti. Tu sceglierai quale cantante dare a Jumbo, e Jumbo poi lì andrà alla solita schermata con cantante, quattro canzoni e la canzone da ascoltare, il solito dei 10 artisti. Young Signorino, Lazza o Salmo. Okay. Tra l'altro, ricordo che c'è un aiuto, che è l'aiuto Jolly. Jumbo, nel caso in cui Giulia ti segna una canzone che non sai e vuoi magari farti dare un aiuto, utilizza l'aiuto del Jolly e Giulia potrà darti una mano. Io ti dico Salmo. Salmo lo sanno tutti, dai. Salmo conosciuto da tutti. Okay. Salmo. Va bene. Ho sbagliato Jumbo. No, no. E andiamo a vedere. Dipende. Salmo. E ho scelto Mike Taser, Io sono qui, L'alba e Daytona. Giuro che un giorno ti ucciderò. Guarda negli occhi Lucifero. Sono abbastanza sicuro che nessuna di queste la conosca. Quindi tu l'hai sentita almeno sta canzone? Dubito. Io conosco Io sono qui, le altre zero. Ti posso dare una mano dicendoti che non è Io sono qui. Io ti dico L'alba. Tu giochi al crazy ogni tanto, Jumbo? No, no, no. Non ci giocare, perché se usi questa testa ci perdi. Cazzo. Era Daytona. E ritorniamo al prossimo alla prossima macro categoria. Questa macro categoria l'ho intitolata Who? Questi artisti che ho scelto sono artisti che adesso stanno andando parecchio grazie a TikTok. E gli artisti che ho scelto sono Zza, Davd e Cordell. Posso aiutare tanto su Zza. Gli altri due non ho più pallida idea di chi siano. Sì, ok, ci vediamo Sisa. Tra l'altro, Jumbo, giusto per dirtelo, Cordell era musica hardstyle. Nobody Gets Me, Low, Kill Bill e Snooze. Tu l'hai sentita, Giulia? So anche il titolo. Allora. Direi che lo usiamo. Allora lo usiamo. Tocca usarlo, vai. È Kill Bill. Il Jolly. Ti fidi ciecamente di Giulia per accendere Kill Bill? Magari sta facendo la stronza. Ma sì, dai, Kill Bill. Non credo. Era Kill Bill. Brava Giulia, bravo Jumbo. E andiamo alla prossima scelta. Artisti morti, letteralmente. Rip Tupac, Rip Michael Jordan e Rip Mango. Chi? Michael Jackson. Ti dico Michael Jackson, sono essere più facili. Jumbo, come ti senti con Michael Jackson? Easy, dai. Sì, vediamo. Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Heal The World e Beat It. Mi sa che era meglio Tupac. Bro, è anche meglio Mario, fidati. Non credo sia Rock With You. Secondo me, mi sa di Don't Stop Till You Get Enough. Ci sta col flow, vai. Ci sta col flow. Giulia, tu dici di no? Perché quella è Giulia, secondo te? Rock With You. I wanna rock with you all night. E andiamo adesso a vedere la quarta scelta tra donne del USA. Miley Cyrus, Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Che cazzo ascolti, Giulio? Tu ascolti la merda, che cosa... Ne ascolto solo una di queste tre. E se mi dici una delle altre due, è finita. Direi Billie Eilish. Era questa, Giulio? Sì, era questa. Happier Than Ever, I Love You, Bored e Lovely. Ok, Happier Than Ever, questa te la accendo subito. Era Happier Than Ever. Bravo Jumbo. E andiamo adesso all'ultima scelta.
Final round. Classifica. Io ti faccio vedere adesso top 50 Cile, top 50 Canada e top 50 Danimarca. Okay. Io ho scelto una canzone presente in top 50 Cile, una canzone presente in top 50 Canada, una canzone presente in top 50 Danimarca. Ho scelto una canzone, quindi quell'artista, e poi ci sono tutte quanto le quattro canzoni con la canzone da ascoltare. Quale classifica vorresti dare a Giumudrillo? Sono troppo tentata di dargli il Cile. Brava Giulia, hai scelto la scelta che più volevo. Di top 50 Cile, Giumbo, io ho scelto un artista particolare. Si chiama Bizarrap. È no. Un producer che fa delle sessioni musicali. Io ho scelto la music session di Quevedo. Però nell'ultimo artista, come al solito, io non ti farò vedere tutte quante le quattro opzioni, ma te ne darò soltanto due: la 32 e la 52. Se tu dici non la so, voglio vedere le altre due opzioni, io te le faccio vedere le altre due opzioni, però ti tolgo dal montepremi una sub. Se tu indovini, vinci tutto più ovviamente l'ultima. Sì. Io intanto te la faccio sentire. Ovviamente vedi te se chiedermi le altre due opzioni, perché le puoi immaginare. L'hai già sentita, Giumbo? Sì, sì, sì. Okay. È comunque una canzone famosa. Non è vero. No, sì, questa l'ho sentita. Ah. Se non sbaglio, questa era la Music Session 37. Ma dai, ma io le voglio vedere. Anche solo per scegliere il numero migliore. Gli altri numeri. Quevedo Music Session 42 e Quevedo Music Session 37. E Quevedo Music Session 37. E lo spero. Accendiamo ufficialmente 37? Vai, ti prego. C'è stato un piccolo scam. Era 62 la quarta opzione. Io ho detto, no, cambiamogliela in 37 prima di fargliela vedere. Sarebbe troppo assurdo. La risposta corretta era Quevedo Music Session. No. 52. E tutte quante le sub sono perse. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver partecipato e ragazzi se volete seguirli andate a seguirli e buona, il video su YouTube finisce qua.